pomeriggio, bentornati all'appuntamento con Speciale News Euro 2012. Dunque torniamo in onda dopo un giorno di assenza dovuto a problemi tecnici per ciò che concerne il personal computer. Anticipatamente dobbiamo ringraziare la nostra redazione tecnica che ci ha permesso di ritornare in contatto diretto con voi questo pomeriggio. Dunque, dopo due giorni di riposo si torna in campo agli europei per le semifinali. Si parte questa sera dal Donbass Arena di Donetsk per l'incontro tra la Spagna, campione d'Europa in carica, ed il Portogallo, sorprendente rivelazione del torneo. Ad un passo da una prematura eliminazione al primo turno, i lusitani ritrovano una stella appannata a Cristiano Ronaldo e lanciano il guanto di sfida agli avversari iberici. Da Del Bosque a Iniesta arrivano bellicosi messaggi, quasi a voler dire che hanno tutta l'intenzione di voler mantenere il titolo ad ogni costo. Ma il calcio, si sa, non è una scienza esatta ed i pronostici naturalmente sono fatti per essere smentiti. Perciò ci si aspetta un bello spettacolo di gol ed emozioni con due città, Madrid e Lisbona, pronte a godere della notte che li aspetta in un'attesa che cresce mentre le ore passano veloci ed il calcio d'inizio non è poi così lontano. Domani invece la semifinale più attesa per noi, Italia-Germania. 6 anni dopo, guai a parlare di rivincita, ma è pur sempre una gara bella, affascinante, che sin dal 1970 tiene con il fiato sospeso una generazione di tutte le età, donne, uomini, nonni, bambini, da conservare ragioni e dolori, speranze e delusioni, vittoria o sconfitta. Oggi è arrivata anche la notizia che Antonio Cassano non sarà della gara, per cui l'identica coppia d'attacco sarà formata da Diamanti e Mario Balotelli, ma poi ne parleremo con più particolari domani nel corso della nostra puntata dedicata appunto alla Nazionale Azzurra, per cui avremo tutto il tempo di preparare e di raccontarvi al meglio questa sfida. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo dunque appuntamento a domani per Speciale News Euro 2012 per raccontarvi come è andata Spagna, Portogallo e poi naturalmente l'attesa e la vigilia di Italia-Germania. Grazie a tutti e naturalmente un buon proseguimento di serata. Thank you.